Fine primo tempo tra All Blacks contro Atletico Madrid, 1-0 per l'Atletico Madrid. Andiamo a intervistare i protagonisti. Manuel, 5-5. 5 minuti, solo 5 vedrai. Vieni qua, vieni. 5, giusto? Primo tempo state giocando benissimo. Cosa mi dici? Così sembra. Che dobbiamo attaccare di più le fasce. Secondo te il secondo tempo per trovare la vittoria? Se continuiamo così riusciamo a fare la vittoria. Bocca al lupo il secondo tempo. Andiamo ora a intervistare uno degli All Blacks. Lungo 1-0 per gli avversari. No, ti diamo in davvista, no, a qualcuno non merci niente. Va bene, se vogliono parlare ci vediamo dopo il secondo tempo. C'era. Vai. Buonasera, siamo dopo partita tra Atletico Madrid e All Blacks. Partita finita 3-1 per Atletico Madrid. Siamo qui con Padulano, migliore in campo. Consigliamo la medaglia di migliore in campo. Padulano, grandissima partita per voi. Finalmente dopo l'inizio non granché. Oggi una grande partita, soprattutto tu a livello difensivo. Sei stato un leader, hai chiamato tutti i ruoli. Come cannavale, non ti mandiamo. Non hai più voce per quest'anno. Cosa mi dici? È dura perché diciamo che la squadra contro noi era brava e noi diciamo abbiamo un paio di diciamo pecche che ci hanno un pochettino condizionato la partita. Quali sono le vostre pecche? E, diciamo un po' a fianco a me, non tanto a lui perché è bravo Alfonso 5, però c'erano alcune diciamo cambi che si cambiano, allora diciamo che non ci troviamo mai chi sta innanzi a me, chi scende. Molte volte chiamavi infatti l'uomo che non c'era, cioè io, l'uomo invisibile. Comunque 3-1 è un buon risultato per il 7-0 che abbiamo iniziato. Non so se questa è una squadra, sono bravi, però diciamo che la squadra che abbiamo preso la settimana scorsa non erano bravi, però diciamo che giocano da molti anni insieme, allora avevano un gruppo e ci hanno ucciso. L'unica cosa forse un po' da recriminare, troppi gol sbagliati. Troppi. Abbiamo Jenny davanti che è alto, c'ha un bel fisico, sembra Ibrahimovic, ma non fa le stesse cose. Perciò non sfrutta l'altezza. Una dedica speciale? Ascolto, che diciamo che dopo anni e anni diciamo che non giocava si è un pochettino ripreso un pochettino. Bocca al lupo per il presente, ciao ragazzi. Perché vuole dottore Mattia Ibrahimovic?